Uno dei principali compiti del PUMS dal mio punto di vista riguarda la necessità di fare fronte alle trasformazioni in atto dal punto di vista dei pesi insediativi all'interno dell'area metropolitana. Quindi questo sistema complesso che vede ormai Torino come una città che sta cedendo popolazione e funzioni produttive, commerciali e terziarie alla cintura, non può che essere ridisegnato dal punto di vista dei sistemi di mobilità, oltre che delle diversi modi di trasporto necessari per una città che voglia fronteggiare in modo adeguato la transizione che sta attraversando. E quindi un'attenzione particolare, secondo me, deve essere posta ai grandi poli attrattori che si stanno collocando all'esterno del circuito cittadino propriamente detto, quindi al di fuori della città storica, intendendo con storica anche la città moderna, e di conseguenza considerando i grandi fulcri, che sono fulcri legati alle nuove funzioni universitarie, alle nuove funzioni della sanità pubblica, alle nuove o rinnovate attività industriali che, ahimè, non troppo numerose in questo periodo, stanno comunque continuando a tenere viva il tessuto produttivo di quest'area metropolitana. Il tema della mobilità è una delle questioni più importanti che riguardano la nostra quotidianità, sia come individui che come collettività, ed è connesso al modo di abitare la città e il territorio. Da questo punto di vista, il PUMS accoglie la sfida di interpretare come stanno avvenendo le trasformazioni della città e del territorio nella situazione attuale e in prospettiva fra 10, 20 e più anni, considerando come sia il cambiamento nelle nostre attività quotidiane, nelle attività delle organizzazioni, delle imprese che sono insediate in un territorio, sia il cambiamento nei mezzi di trasporto determina poi come si modifica lo spazio-tempo della quotidianità delle persone. Se pensiamo a quanto la mobilità influisca sul tempo di vita delle persone, i tempi di spostamento, come quanto questi possa influenzare anche il nostro stato d'animo, l'umore, o pensiamo alle tante attività che facciamo durante gli spostamenti, dal riposarci al parlare, al leggere, al pensare ad altro, ci rendiamo conto di quanto la mobilità sia un elemento così condizionante della nostra vita. Per questo è fondamentale pensare, considerare come è oggi strutturata la città e il territorio, e come la città e il territorio metropolitano si struttureranno nei prossimi anni, perché il nostro modo di vivere e di muoversi su questa città, questo territorio, è destinato a cambiare profondamente. Dunque, il ruolo delle infrastrutture sulla qualità dello spazio fisico è un ruolo importante. Abbiamo dei casi storici fondamentali, mi viene in mente il piano di Cerdà per Barcellona di metà 800, dove l'intuizione dell'architetto di caratterizzare ogni incrocio come una piccola piazza determina la qualità fisica dello spazio dell'intera città. Oggi la sfida del PUMS è quella fondamentalmente di rivedere gli spazi della mobilità esistenti, accogliendo, diciamo, le nuove richieste di mobilità, le tecnologie, e per lo sguardo dell'architetto questo aspetto incide moltissimo sull'opportunità di qualità anche attrattiva e percettiva, cioè modificando lo spazio stradale in base appunto alle nuove esigenze di mobilità e alle tecnologie appunto che man mano il progresso ci offre, possiamo incrementare la qualità attrattiva dello spazio, determinando chiaramente una possibilità d'uso più sostenibile anche ambientalmente. Modifichiamo lo spazio stradale, possiamo inserire soluzioni di qualità ambientale che diventano elementi se stesse di attrattività. Penso al tema della gestione delle acque meteoriche in ambiente urbano, un tema fondamentale che le cronache appunto ogni giorno ci pongono in evidenza, oppure al tema dell'isola di calore urbana. Quindi le strade, le infrastrutture in generale, la mobilità sono fondamentali vettori di qualità ambientale,
intermodale, i centri intermodali tra forme di mobilità differenti, quindi mobilità su ferro, mobilità diciamo su veicoli a bassa emissione, pedonalità, ciclabilità, diventano degli hub fondamentali, attrattori di diciamo socialità e caratterizzati in termini di qualità fisica in maniera molto diciamo interessante, ecco.